Una brutta partita stasera, ragazzi. Stasera c'è solo da dire questo, che purtroppo la Juve non ha giocato una buona partita, non ha fornito una buona prestazione. Io non so se è una coincidenza, se sia una coincidenza che proprio nell'unica partita in cui la Juve non riesce a fare la prestazione che deve fare, la Juventus Thiago Motta non porta a casa i tre punti. È difficile commentare uno 0-0, lo sapete voi, lo so io. Proverò a fare del mio meglio per davvero descrivere una partitaccia. Non mi sono mai sentito superiore stasera all'avversario. Non mi sono mai sentito superiore alla Roma. Non è accaduto, anche se nel secondo tempo la Juventus ha avuto un forcing maggiore, ok, forcing maggiore, ed è stata forse la squadra più presente e attenta in campo. Non mi sono mai sentito superiore. Mi sembrava semplicemente una partita molto equilibrata in cui in un determinato momento la Juve è riuscita a venire fuori, è riuscita a dare qualcosa in più. Credo che il primo tempo sia stato terrificante. Non mi è piaciuta questa volontà di girare la palla molto in orizzontale per cercare di, non lo so, immagino aprire le maglie della difesa della Roma, cercare di portare fuori i loro centrocampisti e andarsela a giocare sugli esterni. Credo che questa sia stata la volontà della Juventus di Thiago Motta nel primo tempo, e non mi è piaciuto. E infatti credo che lo stesso mister non fosse stato soddisfatto, perché nell'inizio del secondo tempo ci sono stati due cambi subito, due giocatori che sono usciti, due giocatori che sono entrati e due nuovi acquisti soprattutto che sono entrati. Thiago Motta che dà continuità a quella che era la formazione di Verona, e anche questo è già una notizia, perché se ci pensiamo, tolta la prima formazione con il Como, la Juventus ha sempre giocato con questi 11. Col Como poi si fanno male Weah e Thuram, Thiago Motta è costretto ai cambi, e quei cambi sono a tutti gli effetti Fagioli e Savona, che sono confermati prima a Verona e poi con la Roma. Quindi nella testa di Thiago Motta in questo momento c'è quella formazione lì. Sarà definitiva? Io credo di no, anzi sono abbastanza convinto che già dalla prossima partita, mi pare con l'Empoli, dopo questa pausa nazionali, la Juve non sarà questa. Non vedremo gli stessi 11 di formazione, non vedremo lo stesso approccio, assolutamente no. Credo proprio che Thiago Motta avrà la possibilità di ragionare un po' su quello che è arrivato, di lavorare con quelli che rimarranno a Torino e di sistemare questi giocatori per avere già una prima formazione quanto più vicina possibile a quella titolare che ha in testa. Io credo che il migliore in campo sia stato Gatti. Per noi in questo momento stanno premiando Ndicka come MVP Panini. Sicuramente il duello con Vlahovic l'ha stravinto lui. Vlahovic ha fatto una brutta prestazione, poi ne parleremo nelle pagelle dei singoli, però credo che Gatti sia il migliore della Juve e Vlahovic il peggiore della Juve, quindi andiamo un po' sugli estremi, poi vedremo se sarà effettivamente così. Nel secondo tempo meglio, il primo tempo non mi è piaciuto, lo torno a dire, non c'è stato tanto da commentare, c'è stata una sorta di prima palla in cui Vlahovic va a impegnare Svilar molto smangiucchiata su una palla che arrivava dall'esterno sinistro, ma troppo poco per essere considerata una vera occasione da gol, così come la punizione di Vlahovic nel primo tempo, sono veramente occasioni estemporanee, ma la Juve non è che abbia avuto chissà quante occasioni da gol stasera. Cioè la Juve ha avuto questo giro palla molto sterile, questo possesso palla rallentato, questo possesso palla orizzontale, poche palle giocate in avanti nel primo tempo, praticamente decisamente di meno rispetto a quelle giocate all'indietro, invece nel secondo tempo cambia qualcosa. Io credo che l'ingresso di Commeners non abbia dato tutto quello che ci si poteva aspettare, ci si poteva attendere, perché è vero che la qualità è stata maggiore, però non è stato nemmeno un ingresso di quelli che ti fa strappare i capelli. Stasera per la prima volta, secondo me, da quando Thiago Motta è allenatore della Juventus, abbiamo avuto effettivamente un vero 4-2-3-1, perché la Juventus
non sempre andava a staccare la linea di quattro difensori per creare quel 3 più 2 in costruzione per attaccare con 5 uomini. Secondo me questa cosa si è vista stasera, c'è stata quasi più la volontà di andare a essere cauti sulle ripartenze della Roma, perché probabilmente Thiago Motta era preoccupato da Sule, da Salemakers, giocatori che comunque conosce in un certo modo. Salemakers un anno a Bologna, Sule l'ha avuto in questa pre-season, quindi sa come giocano, come funziona l'attacco di questi giocatori alla profondità, e quindi secondo me è stato un po' più cauto piuttosto che intraprendente, mentre nel secondo tempo c'è stato invece la volontà di spingere un po' di più. Mi è piaciuto molto più con Seisau di Cobb Mainers, se devo valutare i due subentrati nel fine primo tempo e che hanno cercato di dare un po' di verve differente alla Juve, perché con Seisau è molto piccolino, tutto compatto, concentrato, però è un giocatore che quando ha la palla prova a puntare, prova a creare superiorità numerica, cioè, mi è sembrato bello pimpante, bello dentro la partita già da subito, quindi bene, è un giocatore che mi fa piacere aver aggiunto all'interno della rosa, delle frecce all'arco di Thiago Motta, e credo che sia stato davvero il giocatore che più di tutti ha cercato di dare la scossa a una Juve troppo smorta. Per dire, Fagioli nel primo minuto e mezzo rimedia un giallo ed esce molto dalla partita. E infatti poi quando entra Douglas Luiz invece abbiamo visto una gestione del pallone completamente differente, molto brasiliana alla sua maniera. Bisogna capire anche perché Douglas Luiz non sta giocando, perché mi sembra un giocatore che tutte le volte che entra poi il suo lo fa. La gestione della palla di Douglas Luiz è una buona gestione della palla. Con Mainers, per quanto, ripeto, non mi sia piaciuto ai livelli di Conceição, ha messo due o tre palle interessanti. Poi, secondo me, siamo stati imprecisi dal punto di vista delle tempistiche con cui sfruttare le nostre occasioni, ma soprattutto, secondo me, non abbiamo sfruttato le ripartenze, che sono veramente la forza della Juventus. Cioè, la Juve non ha sfruttato bene l'ampiezza, e questa è davvero quella cosa che ha permesso in queste prime due partite di riuscire a mettere in seria difficoltà gli avversari. Poi è ovvio che questa era la prima partita in cui si alzava un po' il livello, quindi era normale attendersi, no, se vogliamo, più difficoltà rispetto a Como e Hellas Verona, con tutto il rispetto, anche perché l'Hellas Verona che poi vince 2-0 a Genova, sappiamo bene che andare a giocare a Genova non è mai facile, noi tutte le volte facciamo fatica, banalmente l'Inter quest'anno ci ha già pareggiato, invece l'Hellas ha vinto a Genova, ha vinto 3-0 col Napoli, quindi sottovalutare l'Hellas forse potrebbe anche essere un problema, ma sicuramente la Roma è una squadra di un'altra pasta, con giocatori di un altro livello, eccetera, 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 quindi era ovvio aspettarsi un po' più di difficoltà. Non è che sono deluso, cioè non, anzi, deluso sì, perché mi sarebbe piaciuto vincere, non è che sono triste, io non credo che questo sia un passo falso definitivo, anche perché dovrei mettermi il naso rosso da clown a dirvi una roba del genere alla terza giornata, semplicemente, anche perché la Juve ha completato la rosa veramente negli ultimi 7 giorni, perché la trasferta di Verona non aveva né con Mainers, né Nico, né con Seisau, quindi non siamo ancora a pieno regime, abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di inserire gradualmente questi giocatori nei meccanismi, perché sono convinto che l'approccio che abbiamo utilizzato stasera, in cui abbiamo utilizzato molto male lo spazio, secondo me, poi di questo magari parleremo in un video che caricherò in questa settimana, non sia stata la scelta giusta. Dobbiamo cercare veramente di massimizzare gli spazi, di utilizzare al meglio gli spazi, ma soprattutto la Juve, questa Juve non può prescindere dall'attaccare con i 5 uomini. Stasera l'abbiamo fatto praticamente mai, davvero, stasera praticamente mai. È una partita che purtroppo è stata giocata male, dove non raccogliamo i 3 punti, dove non riusciamo a proiettarci al primo posto in classifica. Sarebbe stato bello scappare prima di questa pausa nazionale, non ve lo nascondo, il dispiacere c'è, però è ovviamente un dispiacere relativo, un dispiacere che va anche condensato e va accantonato, perché sarebbe sciocco mettersi qui a dire che si vuole tutto e subito. Quindi i giocatori ci sono, l'allenatore c'è, il mercato è chiuso,
abbiamo messo da parte tutta questa frenesia che è derivata da questi 3 mesi, 2 mesi e mezzo di costruzione della rosa. Bene, adesso pause nazionali, lavoriamo per farci trovare pronti già per la prossima partita, anche perché poi quando ricominciamo iniziano delle partite toste da qui a dicembre, tra Champions, scontri diretti, abbiamo l'Inter neanche nelle prossime, mi pare, 40 giorni, 60 giorni, roba del genere. Dobbiamo arrivare veramente con le idee chiare a determinati appuntamenti. Questa era la prima post chiusura del mercato, siamo ancora tutti un po' con la testa che gira, adesso basta, la mettiamo via. Un punto con la Roma è un punto con la Roma, nel senso che sarebbe stato molto più bello metterli a tacere con 3, anche perché sono in un momento un po' più difficoltoso loro dal punto di vista della classifica, quindi sarebbe stato bello dargli anche un po' una mazzata. È andata così, dai, è andata così. Io credo che la Roma abbia fatto una buona partita, che la Juve nel secondo tempo abbia tirato un po' fuori gli artigli, che non ci sia stata la preparazione giusta, ma che si possa assolutamente migliorare. È difficile commentare uno 0-0, ragazzi, ve l'ho detto in apertura, spero di esserci riuscito al meglio. Se è andata così, vi chiedo di lasciare la vostra opinione qui sotto nei commenti, di lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale. Ciao a tutti e forza Juve!